Prepariamo insieme le orecchiette di grano arso con pomodorini arrostiti, stracciatelle e taralli sbriciolati. Prepariamo innanzitutto le orecchiette, quindi aggiungiamo in ciotola la semola rimacinata e la farina di grano arso. Mescoliamo e aggiungiamo acqua calda poca alla volta. Dovremo ottenere un panetto sodo, omogeneo e liscio. Quindi impastiamo bene il tutto. Trasferiamo il composto sul piano di lavoro e impastiamo energicamente. Dobbiamo raccogliere tutta la farina, sia la semola che quella di grano arso, e dobbiamo ottenere un composto, un panetto liscio e omogeneo, soprattutto non appiccicoso. Quindi aggiungete sempre l'acqua poca alla volta. Così coprite e lasciate riposare per mezz'ora. Riprendete il vostro panetto, lavoratelo velocemente per qualche istante. Ricavate dei pezzi di impasto e quindi dei filoncini. Ed ecco le orecchiette. Quindi tagliate un pezzettino di impasto. Strascinate con il coltello e girate sul dito. Un po' di pazienza e di buona volontà per fare le orecchiette. Un po' di pratica. È semplice. Eccole qui. Una volta realizzate le orecchiette, le lasciamo asciugare per circa un paio d'ore. Dipenderà dalla temperatura ambiente e dalla stagione. Quindi prepariamo il condimento per le nostre orecchiette. Prendiamo i pomodorini ben maturi, li tagliamo a metà e li trasferiamo in una ciotola. Condiamo i pomodorini con sale, pepe, abbondante basilico, spicchi d'aglio in camicia e abbondantissimo olio extravergine di oliva. Quindi mescolate bene il tutto e trasferite i pomodorini in un tegame da forno oppure cuoceteli in padella, fate come preferite voi anche nella friggitrice ad aria. Aggiungete ancora olio e cuocete in forno a 180 gradi per 20-30 minuti, fino a quando i pomodorini non risulteranno ben cotti. Così a questo punto andate a cuocere le orecchiette. Aggiungete le orecchiette ai pomodorini, mescolate lasciate insaporire e quindi aggiungete ancora basilico e mescolate. A questo punto andiamo ad aggiungere la stracciatella. Decidete voi quanta stracciatella aggiungere. Il basilico e finalmente i taralli sbriciolati. Così. Coprite per un paio di minuti e quindi le vostre orecchiette di grano arso con pomodorini arrostiti, stracciatella e taralli sbriciolati, naturalmente aggiungete sempre l'olio, sono pronti per essere serviti e gustati. Buon appetito con un piatto che veramente parla di Puglia e tradizioni antiche. Ciao a tutti e grazie! Provate a realizzare questo piatto perché sono veramente buoni, ve lo assicuro. Ciao!